Mi hanno segnalato di vedere un video. Di vedere un video live. Un attimo solo, one moment please. Che cos'è qua? Ho regalato una casa ad un senza tetto. E lei? Da quando ho aperto questo canale YouTube ho risparmiato un euro al giorno per un grande obiettivo: salvare la vita ad un senza tetto. Nel nostro percorso abbiamo incontrato tantissima gente che ha avuto bisogno di aiuto. Per esempio, abbiamo donato oltre 1.000 euro a New York. No problem for you breakfast. Poi siamo andati a Milano e abbiamo donato a tantissimi senza tetto del cibo. Grazie ragazzi. 72 anni. Ciao. Buon appetito. E poi ancora altri 2.000 euro a Los Angeles. For you. It's for you, man. Ma la verità è che non abbiamo mai fatto qualcosa di grande e quindi oggi lo faremo. Regà, ce l'abbiamo! Che cosa? Ho appena comprato casa e non sto scherzando! Oddio, per andare a vivere insieme, che cosa fai? No, l'ho comprata per regalarla ad un senza tetto. Tu sei stressato, vero? Ho appena comprato questa casa per 50.000 euro e l'ho fatto per cambiare la vita a qualcuno. Questa sarà la prima grande donazione. 50.000 euro. Ah, lo so a cattolo di vista, ragazzi. Che farò nella mia vita, regà. Veramente, credetemi, sono molto ma molto emozionato e mi immagino la reazione della persona che riceverà questo splendore. Allora, regà, trovare senza tetto in questa città è veramente difficile. Tantissimo, esatto. Ecco perché vi ho portato qui sotto il ponte, dove praticamente ci si possono rifugiare magari quelli che non hanno casa o quelli che hanno perso il lavoro, esatto. O questa gente qui, insomma. Regà, guardate là, per esempio, c'è una povera signora seduta. Che dite, regà, andiamo? Sì, andiamo da lei, poverino. Andiamo a chiedere a questa signora magari perché si trova lì e se non ha una casa. Esatto, per adesso ci sta guardando. E vabbè, giustamente vede una telecamera. Andiamo, regà. Ci stiamo andando. Salve. Ciao, piacere. Ciao, salve. Ma posso chiederle come si chiama? Io mi chiamo Sara. Sara, intanto complimenti perché è veramente bellissima. Ma come mai è finita qui a vivere sotto un ponte? Perché non ho casa e sono a mezzo alla strada. Ma ha scelto lei questa vita oppure diciamo è finita qua perché non ha un lavoro, non lo so. No, perché con la pensione non ce la faccio. Ma che sto succedendo? Arrivo alla fine mese, sono mezzo all'estate. Poverina, raga. Ma che le ha la nonna, va giù. È la nonna. Quanti anni ha? 76. Senta, io sono venuto qua, infatti c'è anche una telecamera che ci sta riprendendo. Volevo chiederle se le piacerebbe passare una giornata con noi, insomma. Se mi fa piacere, magari mi serve un pochettino. Va bene, dai, allora venga con noi e andiamo a farla divertire un po'. Vedrà, non se ne pentirà. Io la posso chiamare Nonna Sara allora, giusto? Come volete. Nonna Sara. Ragazzi, Nonna Sara ha accettato e adesso passeremo una giornata con lei. Piacere, io sono Salvatore, però tutti mi chiamano Crazy. Grazie, piacere. Io sono Giada. Piacere. E io sono Gio. Piacere. Allora, Nonna Sara, prego, vieni con noi, alzati pure. Questi sono i tuoi vestiti? Sì. Allora te li portiamo in questo scatolo, anche se poi non ci sarà bisogno. Mettiamo tutto nello scatolo e andiamo. Mettiamo i vestiti dentro il cofano, anche se poi non ce ne saranno bisogno, non preoccuparti. E ti facciamo accomodare, vieni pure, Nonna Sara. Raga, mi fa una pena assurda, ma non vi preoccupate. Poverino. Vieni, vieni, vieni pure davanti, vai, ci siamo. Ok, noi entriamo qua dentro. Sì. Ci siamo, adesso inizia il vero video. Quello che stava succedendo era davvero reale. Infatti quella povera donna non aveva ancora capito quello che le aspettava. Era incredula, aveva anche paura, però poi si è ricreduta. Nonna Sara, io le volevo chiedere una cosa, ma da quant'è che non si fa una doccia o comunque che indossa questi vestiti? Povero mondo. Tanto tempo che non mi lavo e sempre gli stessi vestiti. Come devo fare? Lo capisco. Senta, le andrebbe se la portassi a comprare dei vestiti nuovi? Perché non voglio che indossi ancora questi vestiti. Certo, chi è che non piace?
Va bene, allora, primo passo, regà, andiamo a comprare dei vestiti per nonna Sara. Allora, nonna Sara, cosa preferisci, un pantalone o un vestitino? Per me meglio un paio di pantaloni, per me è uguale, fate voi. Okay, non voglio fare spendere tanti soldi. Non si preoccupi, carina. Non si preoccupi. Allora, prendiamo un pantalone. E io le compro una bella maglietta, ok? Cosa avete potuto dire? Fate voi, okay, io non lo so. Non si preoccupi, non si preoccupi. Allora, camminiamo avanti. Quale le piace? Prendo questo. Prende questo? Ok, perfetto. Ok, adesso andiamo a pagare. Ok, allora la maglietta la prendo a scelta mia, ok? Va bene, ok. Non mi voglio fare spendere tanti soldi. Non si preoccupi. Raga, è carinissimo, cioè poverina. Che umiltà c'ha. Cioè non solo poverina, non ha niente, non, gli stiamo regalando le cose e non le vuole manco accettare. Ah, che bella questa gente. Allora, nonna Sara, finito? Grazie, cosa vedevo dire? Grazie. Ma no, ma si figuri. Intanto è bellissima, è con i nuovi carina pantaloni, la nuova maglietta. Ah, ma sì, chi l'ha visto mai? Ma no. Ma i commenti fanno ancora più ridere. Fra, dobbiamo prendere esempio da te. Hai fatto la cosa più importante da una persona deve fare nella vita: aiutare gli altri, bravissimo. Dentro casa ci sono i quadri di te e tua nonna Sara. La vera domanda è: come fai a trovare una casa messa così bene, 50.000 euro? Grazie, ha fatto un gesto d'oro e fa quota grande. Bravo, grazie, nessuno ha fatto mai un gesto così gentile. Vorrei conoscere Sara perché è stata brava a fingere. Grande. Sai che un euro al giorno può arrivare a 50.000 euro, ci metti più di 100 anni? Sinceramente non ci credo tanto. Poche persone sono così nel mondo, ma tu, Giada e Gio, siete unici, grandi, siamo tutti orgogliosi di voi, continuate così. C'era già i quadri con te, sua foto sul muro. Ma di chi erano i quadri in casa? Potete comprare una dentiera per mia nonna. Raga, siete super gentili, grande per me questo gesto gentile, vorrei che vi donassero il premio. Addirittura, o premio va a scimitare la gente, che crea sti strunzate e che fanno pure sti strunzate per far viuso. Mamma mia, stanno proprio inguaiati, a scimitare proprio, a scimitare. O premio di scime, ci andrà. Bravo, questa è la tua ex casa. Grazie, sto piangendo dall'emozione, sei una persona di cuore d'oro. Hai tanti iscritti, ne meriti moltissimi in più. Vabbè, questo non lo so. Ma le tasse della luce e dell'acqua? Grazie, aiuta sempre l'anziano, vi dirà sempre grazie. Mamma mia, voglio. Mamma mia.